Quattro assalti trasformati e messi a segno in una sola notte. Nel mirino dell'Adria ancora una volta le aziende del distretto Orafo-Aretino, il tutto a pochi giorni di distanza dall'incontro in prefettura proprio sul tema sicurezza. Quattro furti in una notte sono una cosa, secondo me, che si può leggere in un romanzo o vedere in un film. Attorno alle 2 una banda è entrata in azione in via Ramelli. Con una scala è riuscita ad entrare all'interno di un'azienda che si occupa di leghe per metalli preziosi, forzando una finestra. Ha così fatto razzia di rame ed ottone e poi si è data alla fuga a piedi attraverso i campi dietro lo stabile. Purtroppo in 8 mesi, questa è la terza volta che vengono a farci visita, e non avendo materiali come gli orafi, metalli preziosi, oro, argento e altri metalli, però soltanto metalli poveri, e fanno soltanto danni. Questo è il tentativo che è successo a maggio. Provate ad entrare, solamente che non sono riusciti perché è scattato subito l'allarme. Non ce la facciamo più realmente a dormire la notte, sempre avere il pensiero che suona l'allarme. La scia poi è proseguita, prima a Ruscello, poi a Tegoleto e Badi Alpino, a mettere in fuga i ladri il sistema di allarme. Il settore orafo adesso però è pronto a portare la questione al Viminale. In un distretto che dà lavoro a un comparto importante, più di 8.000 addetti, più tutto l'indotto, che subisce un attacco di questo genere, c'è bisogno di un invio di forze speciali e di una vicinanza particolare.